Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi vi presento la nuova Action Cam targata CC Better, una piccola telecamera utilizzabile per riprendere i vari sport che si praticano. Togliamo il guscio esterno per poterla analizzare meglio. La nostra Action Cam in basso qui troviamo l'entrata della batteria da 900 mAh intercambiabile che garantisce circa 70 minuti di utilizzo della telecamera. Nel lato sinistro invece possiamo notare che la Action Cam ha una porta micro USB per la ricarica e per trasferimento dati, un'uscita HDMI mini per visionare i nostri video e le nostre foto su uno schermo più grande ed infine il supporto micro SD fino a 32 giga. Nel lato destro invece possiamo trovare il tasto su e giù per scorrere le impostazioni e a fianco il microfono che è poco visibile. Andiamo ad accendere la nostra Action Cam, vediamo che lo schermo è da 1,5 pollici. Ecco, andiamo a scorrere, nessuna immagine, impostazioni. Possiamo scorrere nel lato destro con le freccettine su e giù, HDR, movement d'action. Mettiamo on in HDR. Possiamo scendere, andare a vedere altre impostazioni. Audio già è on. Poi abbiamo anche stampa data, modalità cattura, singolo, sì. Poi scendiamo ancora, continuo, off, lasciamo così. Poi abbiamo dimensione immagine, 12 megapixel, 4032x3024, non abbiamo nessuna micro SD in questo momento. Possiamo tornare indietro tramite il tasto di accensione. Possiamo andare nell'impostazione, vediamo anche frequenza, screenshot, data e ora, lingua, eccola qui. Facciamo ok, vediamo che già abbiamo impostato in italiano, ma abbiamo altre lingue dove possiamo scorrere e scegliere la nostra lingua. La telecamera, come già detto, è una 12 megapixel interpolati capace di registrare in 1920x1280 a 30 frame per secondo. Possiamo anche zoomare o diminuire il raggio del 2x, 3x, 4x, cosa un po' inutile per un action cam. Ecco qui che spegniamo, goodbye. Ecco, la nostra Action Cam viene accompagnata da una marea di accessori e vari agganci in modo tale da utilizzarla per qualsiasi sport. Abbiamo anche un piccolo manuale in varie lingue dove è presente anche la lingua in italiano. Se la video recensione vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace al video.